Rieccoci tornati in diretta, buongiorno e bentornati dal Stibal Tergesteo alle nostre carissime telespettatrici, ai nostri telespettatori. Anche quest'oggi siamo all'interno, una giornata che insomma diciamo non si pronuncia al momento ancora delle migliori, è prevista anche il ritorno della bora del pomeriggio, seppure moderata, però qui anche quest'oggi ci siamo rintanati in Tergesteo, che comunque siamo fortunati perché è una bella location, dietro abbiamo anche degli alberi, per cui insomma ci hanno anche arredato il tutto in maniera estremamente professionale e decorosa. Con noi per la prima volta in diretta, sì. Ma insomma è anche giustificata dal fatto che sei entrata in carica 7-8 mesi fa? No, ormai un anno fa. Un anno fa, va bene. Comunque non 7 anni fa, per cui va bene, insomma, quindi è giustificata. Giorgia Cacovic, consigliera comunale di Adesso Trieste, sì. Che appunto ha preso il posto di Giulia Massolino, che è stata eletta in regione, che peraltro avremo il prossimo venerdì in diretta, e appunto sei subentrata tu in consiglio comunale. Ecco, primo bilancio di quest'anno. Interessante. Oggi? Interessante oggi. No, sicuramente un'esperienza umana interessante. Diciamo che, ma vabbè, questo penso sia già riscontrabile dai vari comunicati stampa e dalle uscite che comunque noi facciamo sia sui social che sulla stampa. Vediamo che dalla maggioranza non c'è la piena collaborazione, tanto che si è anche sfociato in quell'episodio poco simpatico di 2 settimane fa con l'attacco al nostro consigliere Kevin Nicolini. Detto ciò, un'esperienza sicuramente interessante, è un onore più che un piacere essere all'interno del consiglio comunale. Stiamo facendo un buon lavoro nonostante la situazione dell'opposizione, e sono contenta insomma. Ecco, hai parlato un po' di momenti di tensione in consiglio, ecco, questo l'abbiamo già parlato lunedì con Giorgio Sclip, no? Del fatto che negli ultimi consigli insomma si sono contraddistinti per essersi conclusi con l'uscita di tutti i consiglieri di opposizione. Sì. Come mai questa scelta? Noi abbiamo fatto una scelta semplicemente perché nella piena democraticità dell'Aula un consigliere di Fratelli d'Italia ha presentato una mozione che riguardava il controcorteo che c'è stato il 25 aprile fuori della Risiera. Kevin Nicolini, mio compagno di banco, amico, compagno di partito, eccetera, semplicemente, giustamente, come prevedono i lavori dell'Aula e come prevede ogni istituzione democratica assembleare, ha proposto un semplice emendamento in cui si aggiungeva un pezzo di una frase alla festa della liberazione, e Kevin chiedeva di aggiungere dal nazifascismo. Questo consigliere di Fratelli d'Italia è insorto, grazie. Intanto salutiamo Adriano e ringraziamo per la grande professionalità. Buon lavoro, venite a settimana. Grazie, benissimo. E questo consigliere di Fratelli d'Italia è insorto dando del fascista a Kevin e concludendo il tutto con un augurio di andare in gulag, quindi noi insomma un momento diciamo che lo spirito democratico di confronto per noi si era esaurito e quindi siamo andati via, semplicemente. Perfetto, e quindi insomma ci sembrava giusto anche tornare sul tema appunto di questi ultimi consigli. Cioè, Giorgia, parliamo un po' di te adesso, yes. No? Perché la gente vuole sapere tutto di te, no? Tutto, è quella fila di persone intanto che mi però effettivamente è questa, perché visto che è la prima volta che vieni, 2 parole su di te. Ma, perché effettivamente diciamo i nostri spettatori non sono abituati, no? Perché certo. Insomma sono abituati a vedere tutti i volti noti, sì, però sì, tu sì. Sei un new entry. Sono un new entry. E cosa tu vuoi? Chi sei? Sapere? Cosa fai? Ma io lavoro come progettista nell'ambito sociale, ho fatto un passato da project manager su progetti europei ancora prima, durante l'università, in ambito di associazioni di impegno giovanile, che poi mi hanno portato poi anche in una maniera diciamo quasi scontata forse, nel senso che quando mi sono candidata alle comunali nessuno dei miei amici era sorpreso di questa cosa. È di famiglia, perché poi mio padre ha tanti anni in consiglio comunale. Per tanti, no? 15, 23 mandati. Fatto... Quindi tu devi ancora... Io ero ancora piccola, sì. Cioè, no, no, dico, tu devi ancora per arrivare no, a 15. Sì, no, non so se le voglio fare altri 14 anni in consiglio comunale, lo ammetto. Magari superarlo? No, perché insomma... sì, poi c'è anche la mamma in realtà, che comunque è sindacalista, quindi so che sono cresciuta in una famiglia diciamo in cui si discuteva molto,
E basta, non so, il mio colore preferito è il rosso, ho un cane di 16 anni. Perfetto, come si chiama? Tina. Benissimo, quindi la prossima volta che vieni la diretta porterai. La prossima volta in caso porto il perché, cane. Perché insomma, visto che insomma, anche gli amici a quattro zampe sono sempre ben graditi, insomma così anche. Sì, non sente più, non vede più niente, però insomma comunque sta. 16 anni, insomma, di quasi 90. Sì, esatto, c'è cioè una degnissima carriera. Benissimo, Giorgia proprio ieri, adesso Trieste, ha inviato un comunicato stampa che ti riguarda in prima persona in cui insomma, sono state descritte tre emozioni. Ecco, andiamo a parlarne, visto che sono tre emozioni comunque abbastanza distinte, sì. Andiamo a parlarne una alla volta. Ma in realtà il tema generale delle emozioni è la questione dei musei, tanto cara a questa giunta, visto che la descrivono come uno dei maggiori attrattori di turismo di questa città. Noi semplicemente da un lato chiediamo che vi sia un piano di monitoraggio e valutazione complessivo di tutte le mostre triestine su tutti i musei civici e non di Trieste per quanto riguarda appunto le grandi mostre che arrivano nella nostra città, anche perché nell'oggettività stanno cambiando un po' il volto turistico della nostra Trieste e capendo un po' dove stiamo andando, e questo è lo strumento giusto per capire dove stiamo andando. Cioè fare una valutazione degli ingressi, fare una valutazione del costo, fare una valutazione del guadagno e perché no, e noi l'abbiamo messo in una mozione, chiedersi anche da dove vengono le persone che vanno a vedere le mostre, perché se sono solo turisti e non c'è nessun tipo di offerta, diciamo, culturale per i triestini e le triestine, è un peccato. Poi c'è un'altra mozione che invece è più geografica, diciamo, chiamiamola così, nel senso che è una mozione che richiede che vi sia inserita una cartellonistica adeguata per indicare il Museo del Mare in Porto Vecchio, che è disegnato come una delle operazioni venieristiche di questa giunta che vuole investire su questo Museo del Mare, fare il grande Museo del Mare, però la gente non ci sa arrivare. Quindi, con la terrazza anche. Sì, esatto, bellissimo, ma dove vado? Cioè, quindi inserire i cartelloni per cartelloni di indicazione per questa cosa qua. E l'ultima è creare una sorta di concorso di idee che possa dare la possibilità a professionisti e professioniste della comunicazione del territorio che diano la possibilità di comunicare al meglio i nostri musei, la nostra offerta museale, poi andando a prevedere magari una sorta di contrattualizzazione con questi professionisti, con queste professioniste, che poi che non sia soltanto una boutade comunicativa, ma che si crei proprio un percorso comunicativo. Quindi insomma queste sono un po' le tre mozioni che abbiamo depositato in blocco, sono delle mozioni che noi appunto vediamo un po' per il mondo della cultura triestino e per soprattutto il mondo museale triestino, che ha tante luci e tante ombre, e quindi insomma questo è un po' quello che abbiamo pensato di fare. Ecco, insomma, riguardo la cartellonistica, no? Insomma, riprendo, no? un vecchio pallino del nostro primista, sì. Rebek, sempre sui cartelloni. Sì. No? Lui ovviamente spesso parla di cartelloni mancanti e luminosi sui parcheggi, su appunto su quanti parcheggi sono in città e i posti liberi, no? Per i turisti, per evitare file dietro Piazza Unità, ingorgo, come si visto la settimana scorsa in Molo Quarto, sì, sì. Il tappo della stazione, è un po' come a Capodistria, quando a Capodistria ci sono, sì, i maxi, sì, cartelli, certo, posto a Porto Rose, ecco. In qualunque città. Ma allora, partendo dal presupposto che noi come adesso Trieste siamo contrari a parcheggi in centro, nel senso che per noi il parcheggio dovrebbe essere esterno con un sistema che ti consenta poi l'arrivo in centro città, anche perché poi voglia o non voglia si creano tutti i disagi che si sono creati in... Sì. Sì. Che si sono creati nelle scorse settimane. Poi sì, insomma, sarebbe soltanto una buona azione mettere la cartellonistica con il nome del parcheggio Saba, dietro la prefettura, adesso non so come si chiama nello specifico, San Giusto, o ad esempio quello del Giulia, o ad esempio quello tanto vituperato di cui c'è tanta discussione, ho visto anche l'altro giorno un post del sindaco sul quello che c'è in Viale Bermare, sì, al Silos, no? Quindi semplicemente si potrebbe scrivere quante posti sono liberi e magari la gente non si va ad entrare in centro città, partendo dal presupposto che sono contraria al parcheggio in centro e dovrebbe esserci una rete di trasporto che consente l'arrivare in centro in maniera comoda e rapida, diciamo. E tra un mese si vota tra l'altro alle europee, sì. La posizione del Trieste sulle europee, prenderete posizione, avete preso posizione o magari la guarderete dal punto di vista laico esterno? Ma noi non abbiamo preso posizione per il momento, c'è un coordinamento politico che decide su queste cose qua, a breve dovremo
discuterne anche per dare la possibilità anche a tutti, perché si vota fra un mese. Si vota fra un mese e dare la possibilità a tutti e a tutti di maturare un'opinione, nel senso, diciamo che la nostra vocazione è comunque localistica, quindi è territoriale, quindi diciamo che io sto guardando un po' alle elezioni europee con un po' di preoccupazione, se devo essere sincera, per la mia parte politica ovviamente, sicuramente con tanto interesse, e poi in realtà l'unico cioè, incitamento che mi viene da dire non è una parte politica nello specifico, ma sono tutti gli elettori, tutte le elettrici, di andare a votare. E la cosa che penso che comunque accomuni tutti noi adesso Trieste è questa cosa qua, cioè di dire alla gente andate a votare. Ecco, su questo, ovviamente insomma negli ultimi anni abbiamo visto comunque il numero di votanti alle elezioni si è estremamente diminuito. Questa tendenza si è già fatta vista nelle europee storicamente. Sì. Quindi insomma, sommando questi due fattori rischia un tracollo, sì, dal punto di vista dei seggi all'Europa. Ecco, come si fa a convincere la gente ad andare a votare all'Europa? Se secondo te i giovani sono spinti ad andare a votare, oppure questo disinteresse lo vedi anche tra i giovani? Ma in realtà penso che ci sia una ripresa di interesse nella politica nei confronti dei giovani, perché si è capito, dei giovani e delle giovani, perché si è capito che se in una maniera anche laterale non ti occupi di politica, che non è solo quella istituzionale, stare in consiglio comunale, ma anche andare a votare banalmente, la politica prima o poi si occuperà di te. Basta vedere tutti i movimenti ambientalisti che stanno nascendo, anche secondo me è un'ottima cosa che finalmente fuori sede delle università possano votare, quest'anno per la prima volta si sono iscritti, e vi sono io mi permetto di contraddirti, Luca, nel senso che non sono una grande fan di rintracciare nei giovani il germe della sfiducia politica, anche perché... Non è una domanda, eh? Sì. No, nel senso, dico che, cioè, alla fine, dopo, se si va a guardare le fasce d'età per astenuti dai votanti, si vede che sono anche le fasce, quelle che hanno vissuto la politica di un altro tempo, che hanno deciso di smettere di votare. E forse se quelle fasce lì fossero le prime a dire andate a votare ai figli e ai nipoti, creando anche una cultura politica di un certo tipo, probabilmente i giovani andrebbero a votare molto di più. Sì, diciamo, la domanda era più che altro se i giovani sono appunto più interessati rispetto quindi può, sì, essere magari poi, sì, insomma, positivo poi il futuro per una ripresa del votante. Sì. Insomma, vedo molto più energia di organizzazione politica negli ultimi anni, perché stiamo affrontando delle situazioni dirimenti, come ad esempio il cambiamento climatico. E siamo io mi metto ancora nel siamo perché ho 29 anni, quindi fino ad agosto faccio 30. Siamo coetanei. Sì. No, sei tu più giovane. Sì, esatto. Fino a quando non faccio 30 mi metto nel siamo. Siamo una generazione anche disgraziata, un poco sfigata, non sapremo se andremo in pensione, non sapremo se avremo un lavoro stabile, fisso, sì, con pagato bene. Nel frattempo il clima sta collassando, insomma, non sai che sei proprio... Un disastro. Sì. È abbastanza un disastro, insomma, già detto così, però insomma. 150 toccate previste per le crociere di quest'anno, è un numero giusto, consono, ve ne vorresti ancora di più, sono troppe? Hai un numero perfetto? Neanche una, quindi no, noi come adesso Trieste siamo a contrario a questo turismo di crociere bianche, non commerciali. Abbiamo fatto anche uno studio, come adesso Trieste, ed è stato anche chiesto, ad esempio, a quarta circoscrizione di mettere dei rilevatori per le polveri sottili, a cui non c'è poi stata data nessun tipo di risposta. È un turismo povero, in un certo senso, cioè che non riversa nel centro cittadino nessun tipo di ricchezza, non lascia banalmente la tassa di soggiorno e la permanenza in un albergo. È un turismo che... Io sono nata in Città Vecchia, sono nata, mia mano nel mare, ho fatto i miei primi 13-14 anni di vita lì. Dove c'è il clou adesso? Dove c'è il clou, un poco più su, ma in realtà il clou più l'ho visto nascere, quindi è un via vai continuo. Sì, è oggettivamente una città che un centro città che è cambiato, con dei prezzi che sono saliti tantissimo, con magari una volta te che avevi il ristorantino tipico e adesso sono... L'osteria. Sì, cioè, l'osteria, adesso sono... L'osteria di lusso. Sì, insomma, quindi è una città che non è più... che sta cominciando a non essere più a misura di triestini. E penso che il turismo si debba adeguare alle forme della territorialità che incontra e non il contrario.
Quindi i testini vanno ormai non arrivano più in centro, no, ma se ne vanno a San Giacomo, come è stato scritto. Sì, che, cioè, nel senso che va benissimo, nel senso San Giacomo è un quartiere super degno di nota, bellissimo, eccetera, non c'è niente di male. Però nel momento in cui tutta una serie di zone della città, come ad esempio altre città che hanno vissuto questo esempio, che sono Firenze, Venezia, anche Roma, parzialmente, vengono interdette da chi la abita, no, quello è un problema. Sì, poi c'è il problema appunto degli affitti alle stelle, parlavi sì. Anche fai, anche dei prezzi degli appartamenti alle stelle, sì. E quindi per i giovani diventa sì. Proibitivo. Anche sì, chi anche ha... per gli studenti che vengono a lavorare qui, c'è un fattore di attrazione all'università e oggettivamente per tanto tempo uno dei fattori è stato che Trieste, ma questo ho detto di miei amici e mie amiche che venivano a studiare da fuori, ho scelto Trieste perché costava poco l'affitto e non è più così, cioè, nel senso quindi non che dico che i prezzi degli affitti devono restare sempre bassi. Però se magari accompagnati da una crescita costante dei salari forse anche meglio, no? Benissimo, perfetto. E ci stiamo avviando più o meno verso la conclusione. E quali sono gli obiettivi che ti sei posta per questo 2024? Questi ultimi sei mesi praticamente. Uscirne viva, penso, il primo. Vedere un po' come va in consiglio comunale, sicuramente lavorare come stiamo già facendo bene con Kevin e Riccardo, attenti alle necessità delle persone e agli stimoli che ci vengono fuori. Non chiuderci nella nostra bolla e sì, sottolineo, uscirne vivo. E un augurio per la città? Un augurio per la città che ritrovi la sua vera essenza. Benissimo. Benissimo, ecco questo splendido augurio da parte della bravissima Giorgia Kakovic. Ovviamente vi salutiamo, vi diamo appuntamento tra poco per la seconda parte, ancora spazio ai giovani. Giorgia Kakovic, consigliera comunale di Trieste. Buon lavoro Giorgia e a tra poco. Grazie mille.